con le nostre strade abbiamo raggiunto la Riviera Romagnola, che merita una visita anche solo per l'allegria che qui le persone riescono a trasmettere. Alle nostre spalle la spiaggia di Miramare, ma ora accendiamo i motori e andiamo a visitare il centro di Rimini. Rimini è forse la località più nota del versante adriatico. Anche se durante i mesi estivi accoglie migliaia di vacanzieri, in pochi sanno però che questa città non è fatta solo di piccole pensioni o grandi hotel, per lo più affacciati sul mare, ma piuttosto si configura come un concentrato d'arte capace di lasciare basito chi per la prima volta ne visita il suo accogliente centro storico. Ha origini molto antiche. Sorta come centro etrusco e poi stata sviluppata dai romani che l'hanno abbellita ed ampliata grazie alla realizzazione di edifici quali teatri, templi, caseggiati ed opere maestose come ad esempio l'Arco Trionfale di Augusto, che oggi non soltanto rappresenta il più antico arco romano esistente, ma anche il meglio conservato. Altro esso era punto di partenza di tre importantissime vie di comunicazione: l'Emilia, che si spingeva sino a Piacenza, la Popiglia, che arrivava nel Veneto, e la Flaminia, che la congiungeva con Roma. Sotto il casato dei Malatesta, Rimini venne ulteriormente abbellita, dato che i signori della città chiamarono alla propria corte i migliori pittori ed architetti d'Italia. Al Tempio Malatestiano, per esempio, lavorarono personaggi di grande calibro, come Leon Battista Alberti. Piazza Cavour è un vero e proprio capolavoro, dominata dal Palazzo dell'Arengo, che è affiancato da una straordinaria torre civica. Mentre la statua di Papa Paolo V, assieme ad una magnifica fontana, sono le protagoniste indiscusse della scena. Se si è appassionati di nautica, conviene visitare Cesenatico, che conserva l'ineguagliabile museo galleggiante della marineria, situato nel tratto più caratteristico del Porto Canale, opera progettata dal grande Leonardo da Vinci. Fortezza medievale, divenuto famoso perché si dice abbia fatto da sfondo alla tragica storia d'amore tra Paolo e Francesca. I due giovani amanti, nella Cantica dell'Inferno, sono condannati alla dannazione perpetua, ma allo stesso tempo simboleggiano anche la passione eterna. L'itinerario prosegue nell'entroterra, a cavallo delle province di Forlì e Pesaro Urbino. La Repubblica di San Marino è una delle più piccole d'Europa, seguita soltanto dal Principato di Monaco e dallo Stato Vaticano. Si estende su una superficie di circa 61 km quadrati, mentre la capitale, San Marino, ne occupa 6. Anche oggi la nostra razione d'acqua l'abbiamo presa. Sì, infatti, peccato per la nebbia che ci impedisce di ammirare il mare e tutti i vari paesi della costa. Laggiù dovrebbe esserci Rimini, però non si vede niente. Peccato, peccato. La leggenda narra che Marino, un tagliapietre proveniente dall'isola di Arbe, in Croazia, intorno al 300 d.C. fu costretto a riparare sul monte Titano a seguito delle persecuzioni cristiane volute dall'imperatore Diocleziano, dove continuò a professare la propria fede fin tanto che molti cristiani, oltre ad un orso selvaggio, decisero di seguirlo, dando vita ad una vera e propria comunità indipendente, oggi rappresentata da questa piccola repubblica. San Leo poggia sul Monte Ferro e dai suoi 600 metri
di altezza domina la vallata della Marecchia. Prende il nome da San Leone, che assieme a San Marino partirono dalla Dalmazia per diffondere il messaggio cristiano in quest'area. Posta al centro del borgo medievale con caseggiate in pietra vista, la Pieve è il più antico monumento religioso dell'area e la tradizione vuole che sia stato innalzato sopra la cella dove l'eremita dalmata si ritirava in preghiera. A pochi passi è stata eretta anche una cattedrale dedicata al santo patrono Leone, mentre la torre campanaria è l'edificio più appartato del borgo. Le origini della fortezza risalgono al VI secolo. È una costruzione edificata lungo una solitaria rocca. Ammirandola si fatica a distinguere dove finisca l'opera della natura ed inizi invece quella dell'uomo. Le nostre strade si dirigono poi verso sud, entrando nell'alta valle del Metauro, per raggiungere la città del Tartufo Bianco pregiato, Sant'Angelo in Vado, un borgo di origine romanica perfettamente conservato. Se lungo la strada troviamo delle foglie, facciamo attenzione, specialmente se sono umide, perché potrebbero essere molto pericolose. È un consiglio! A pochi passi dal centro di Sant'Angelo in Vado è possibile visitare uno straordinario sito archeologico, dove è stata rinvenuta una domus romana risalente al I secolo d.C. La casa è composta da numerosissime stanze, tutte piastrellate in finissimi mosaici. Nella stanza d'ingresso è rappresentato il dio Nettuno con la sua compagna trainati da un carro. Quest'area è piena di fonti sorgive. Qui a Borgopace si incontrano il Meta e l'Auro e danno vita al fiume Metauro. La cittadella di Borgopace, inserita in un contesto montano caratterizzato da fagi secolari, è rinomata anche per le sue carbonaie, grazie alle quali vengono prodotti carbone e carbonella. La corsa verso l'Umbria è breve ed attraverso il valico di Bocca Trabaria si fa breccia nell'Appennino Umbro-Marchigiano, passando per San Giustino, che incuriosisce per il castello Bufalini,
un museo che custodisce un raro esempio di dimora storica signorile. Situata nella Val Tiberina toscana, San Sepolcro ha origine nel X secolo. È stato un vivace centro nel corso del Rinascimento, oltre che paese natale di numerosi personaggi illustri, primo fra tutti Piero della Francesca, pittore e matematico dell'epoca. Il termine San Sepolcro ha origine da un oratorio edificato in questo luogo nel IX secolo d.C., atto a custodire alcune reliquie del Santo Sepolcro di Gerusalemme, portate da alcuni pellegrini. Costeggiando poi le rive del lago artificiale di Monte d'Oglio, le nostre strade entrano nuovamente in Emilia-Romagna, per inerpicarsi lungo la tortuosa strada che porta alla vetta del Fumaiolo. Il Monte Fumaiolo può essere considerato culla idrica d'Italia. Da qui nascono importanti fiumi, tra cui il Tevere. Ed in località Bazze è possibile ammirare le sue sorgenti. Bagno di Romagna, posizionata tra verdi declivi nella Valle del Savio, rappresenta la tappa finale di questo itinerario. Il suo centro è molto accogliente e lo si può esplorare con una breve passeggiata nell'area pedonale, che conduce sino alla piazza principale, dominata dalla bella Basilica di Santa Maria Assunta. Abbiamo toccato ben 4 regioni italiane, seppur in uno spazio circoscritto. Abbiamo attraversato parte dell'Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Con le nostre strade vi salutiamo da Bagno di Romagna, luogo ideale per rilassarsi grazie alle sue terme, dopo un bel giro in motocicletta. Sempre con prudenza. Un saluto da Lele e Laura. Ciao! Ciao.